Buongiorno a tutti quanti, benvenuti. Oggi è lunedì 6 febbraio, come sempre puntuale, analisi live intraday dei mercati Forex, indice commodity, con rilascio dei livelli chiave per la giornata intraday e anche naturalmente dei livelli ciclici, quindi temporali. Partiamo con il disclaimer: gli investimenti con scambio margine comportano notevoli rischi economici e chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto, l'autore della presente videoanalisi non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti e indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Questa mattina ha visto dati davvero pessimi rispetto alle previste per quanto riguarda l'australiano. Quindi stiamo a vedere se sul dollaro ci sarà un po' di flessione dell'australiano oppure no. In questo momento in realtà è lì, si è veramente mosso di poco. Notizie anche non positive per quanto riguarda la zona euro, abbiamo avuto questa mattina, cioè, scusate, positive per quanto riguarda l'euro con gli ordinativi alle fabbriche tedesche. Vedete che da una previsione di 0,5 abbiamo avuto un forte incremento al 5,2%. In realtà il dollaro sta però perdendo un po' su tutte le valute, cioè l'euro, quindi davvero euro molto debole. Vedremo oggi che cosa dirà il presidente della BCE Draghi e se ci sarà un movimento oppure no dovuto alle sue parole. Poi in serata si concluderà la giornata alle 22:30 con il discorso del membro della FOMC Harker. Veniamo però adesso al motivo per cui sicuramente siete qui, quindi l'analisi con il rilascio dei livelli chiave. Allora, come sempre, parto da una prospettiva un attimo ciclica. Ciclicamente parlando, lo vediamo qui all'interno di cicli da 72 ore. Siamo in una fase in cui ci dovremmo ritrovare ad un inizio di un nuovo ciclo, quindi nella fase terminale di un ciclo più del ciclo in corso in questo momento, anche se andiamo a visualizzare i movimenti tipici di un ciclo, vediamo che i movimenti demo in questo momento si stanno assolutamente rispettando. Chiedo scusa, ho starnutito. Vedete che, come vi dicevo, l'euro è in debolezza per quanto riguarda la giornata di oggi, anche se andiamo sul daily, c'è stato già una perdita di 40 pip sul dollaro, anche se il daily sicuramente siamo in un canale ben strutturato e rialzista. Andiamo soltanto a creare ovviamente livelli di supporto e resistenza per avere un quadro di quelli che potrebbero essere i livelli di prezzo. Allora, ok. Perfetto. Direi che per quanto riguarda euro-dollaro abbiamo anche una bella trend line qua, bella anche precisa. Stiamo a vedere se riuscirà il prezzo a e romperla e raggiungerla. Aggiungo in questo caso il ciclo a un ottavo del ciclo principale di 72 ore, quindi il ciclo di 9 ore. Direi posizione al rialzo per quanto riguarda euro-dollaro, con la rottura di 1,07 e 49 si potrebbero andare tranquillamente a cercare, e invece posizioni al ribasso le andrei a cercare con la rottura di 1,07 e 17, assolutamente non prima di questo livello. Ciclicamente parlando, dovremmo essere principalmente orientati a un rialzo dell'euro sul dollaro. Tutto starà a vedere durante la giornata ciò che succederà, perché comunque vedete che il prezzo si sta andando a comprimendo all'interno di questa figura che è un triangolo di compressione. Potremmo anche comunque assistere a una rottura verso il basso e magari a una tendenza ribassista. Sul giornaliero, lo ricordo, siamo in questa fase di lateralità assoluta che dura da tantissimo, veramente tantissimo tempo, e sembra che il prezzo stia rientrando, tenda a rientrare appunto in questo canale di lateralità che vede il suo inizio con il livello minimo di 1,08 e 27. Staremo a vedere in questi giorni e già in questa mattina che cosa succederà. Andiamo a prendere GBP USD. Per quanto riguarda il cable, ok, per quanto riguarda GBP e USD, iniziamo in questo caso con i livelli di supporto e resistenza sul daily, se riusciamo a tracciarli. Ok. Su H1, come sempre, ce ne sono parecchi, poi gli si dà importanza naturalmente durante poi la giornata.
questo è ovvio. Allora, è evidente che qua vediamo una piccola figura di compressione che in realtà sembrava essere già stata rotta, però il prezzo in questo momento sta rientrando al suo interno. Andiamo ad aggiungere anche un livello qui, aggiungiamo la nostra componente ciclica, così dovremmo riuscire ad avere un quadro un po' più chiaro. Bravo Paolo, GBP USD. Ok, un quadro un po' più chiaro di cosa ci dovremmo aspettare o potremmo aspettare su GBP USD. Andiamo a mettere un attimino però la sinusoide per cercare di rendere un po' più preciso il tutto. Io direi che su H1 andrei a posizionare, proviamo un po' in questa maniera, guardiamo che cosa succede, se riusciamo a avere un quadro un po' più preciso. Ok, più o meno così ci siamo. Adesso la regoliamo e lasciamo subito i livelli, giusto per avere un'idea, ciclicamente parlando, di cosa ci potremmo aspettare. Allora, io direi che ciclicamente parlando sarei un po' più propenso a cercare posizioni al rialzo da un punto di vista ciclico, e poi chiaramente bisogna tenere conto assolutamente del trend principale. Beh, il trend principale su GBP USD è assolutamente rialzista, quindi direi 1,2484 potrebbe essere un ottimo livello su cui andare a cercare posizioni al rialzo, dollaro permettendo naturalmente. Invece posizioni ribassiste le andrei a valutare con la rottura di 1,2462. Eccomi, scusate. USDN. Un'idea, guarda Salvatore, qui il mercato muta ogni 5 minuti, ormai siamo arrivati a livelli veramente allucinanti. Le notizie macroeconomiche non contano assolutamente niente, ma proprio zero assoluto, quindi altro che mutamento. Qui è tutto in funzione di come e quando vogliono raccogliere i soldi, sostanzialmente i grossi investitori. E poi stiamo assistendo a una forza assoluta delle monete australiane o neozelandese, a un dollaro in perdita, un euro che è lì, che non, euro, secondo me euro, la moneta euro, il mio suggerimento è di abbandonarla completamente come valuta da lavorare, perché non risponde a niente, ma proprio a nulla di nulla di nulla. È davvero un mercato molto difficile. Poi rimane la mia opinione, quantomeno è difficile per come lavoro io. Poi ci saranno sicuramente fior fior di trader che non avranno nessun tipo di problema nel guadagnare tantissimi soldi con il trading anche in questo mercato. Vedremo, sai, ok, è vero, è su un supporto settimanale, ma tanto in questo momento lo avrai visto anche tu, Salvatore, che il dollaro si muove solo ed esclusivamente in funzione di quello che dice Trump. Quindi è diventato un mercato che si muove sulle notizie extra, diciamo, alla macroeconomia, basta l'idea di qualcuno ed ecco che il mercato parte. E questo è il problema grosso del mercato di questi ultimi anni, dovrei dire, perché non si parla di mesi, ma sono gli ultimi anni che si sono andati a piazzare in questa maniera, dove il gossip, se possiamo chiamarlo, è più importante del mercato reale, assolutamente. Allora, per quanto riguarda USD/Yen, direi che da un punto di vista livelli, operazioni a rialzo le potremo andare a cercare con la rottura di 113,00, quindi 113 numero tondo, e operazioni invece a ribasso le potremo andare a cercare con la rottura del livello di 112,53. Ok. Andiamo a vedere adesso ciclicamente parlando. Beh, allora, tecnicamente è evidente che il prezzo si sta andando a chiudere, vedete, a stringere all'interno di questa figura di compressione che è un triangolo. Andiamo a cercare la nostra ciclicità di mercato per cercare di avere anche un quadro in più, un po' più chiaro su cosa eventualmente
potrebbe fare da un punto di vista naturalmente e prettamente ciclico. Direi che un quadro potrebbe essere questo qui. Quindi ciclicamente parlando siamo un po' distanti diciamo, siamo a metà di quelli che possono essere movimenti ciclici. Ok. Meno che non andiamo a posizionare in questa maniera, certo che è proprio difficile, anche ciclicamente sta saltando un po' tutto, è un gran casino, è un gran casino, scusatemi il termine. Vediamo un po' così cosa esce fuori. Ci potrebbe stare, questo è sicuramente un 3, esatto. Allora, io direi che ciclicamente parlando siamo in una fase di chiusura di un ciclo, inizio di un ciclo nuovo, quindi un force, nel senso che non possiamo mai sapere quando un ciclo sia terminato e quando un ciclo stia per iniziare, perché comunque c'è ovviamente una tolleranza di cui dover tenere conto. Io sarei più per il 7 addirittura, prendere posizione su USD Yen, tra l'altro lo si vede anche bene, in questo momento il prezzo non ha direzione, appunto come dicevamo, si sta andando a comprimere, quindi ha dei movimenti davvero piccoli su H1 che possono portare a prendere stop loss se si entra nel momento sbagliato. Per quanto riguarda New Zealand USD, andiamo a creare subito la sinusoide perché è già bella che è pronta. Vedete, siamo assolutamente per il neozelandese in una fase in cui ci potremmo aspettare anche un calo dei prezzi. Finché non lo vedrò il neozelandese calare veramente in maniera brusca, per me rimane sempre solo esclusivamente long. Vedete che addirittura da il 22 dicembre su H1, attenzione, non abbiamo mai avuto un piccolo accenno di flessione del neozelandese su il dollaro americano, nonostante tutti i vari tentativi. Questa settimana ci saranno i tassi di interesse, vedremo se e cosa eventualmente succederà. Da un punto di vista dei prezzi, direi posizione a ribasso, si potrebbero andare a cercare con la rottura di 0,7302 e invece operazioni al rialzo le potremmo andare a avviso cercare con la rottura di 0,7312. Ciclicamente parlando, come vi dicevo, sono più propenso dal punto di vista ciclico, vedete, è un ribasso, però è fuori di dubbio la trend line rialzista in questo momento sta tenendo, quindi andarsi a mettere short è un po' da pazzi. Però uno short in realtà in caso di rottura di 0,7302, rottura convinta e una conferma da parte del mercato con ad esempio il classico retest che raccomando sempre, quindi rottura retest, allora sì che la potremmo andare a cercare perché saremmo anche in favore di trend. La rottura del ciclo 12 ore in realtà l'abbiamo già avuta e quindi abbiamo già un primo indizio di possibile ribasso, quantomeno per rivedere i livelli di supporto di 0,72 e 75. Ok, per quanto riguarda Euro GBP, diamo una pulita. Euro GBP, noi come sapete siamo long su il daily in questo momento. Siamo ancora in perdita di 17 pip. Sembra che abbia un attimino rallentato la sua discesa, l'euro, discesa che è iniziata con praticamente l'apertura dei mercati asiatici, poi alle 8 c'è stata l'accelerazione verso il basso dell'euro. Abbiamo avuto però la rottura di questa trend line su H1, anche se ne abbiamo una sicuramente più lunga, però molto lontana, che quindi non, in questo momento non ha senso prendere in considerazione. Dal punto di vista dei livelli di prezzo, io direi posizioni al ribasso le potremmo andare a cercare con la rottura di 0,8606. Io ovviamente leggo esattamente quello che mi riporta a supporto, poi non guardate il prezzo al decimo di pip, mi raccomando, andate a cercarvelo poi nella vostra piattaforma, regolatevelo nel modo corretto. Operazione al rialzo le potremmo andare a cercare con la rottura di 0,8622. Mi piacerebbe, ovviamente anche perché sono long sul daily, che ci fosse la chiusura al di sopra di questo livello, di questa candela oraria, per poter avere una conferma di una continua risalita dell'euro su GBP. Staremo a vedere, ciclicamente parlando, andiamo a provare a cercare di capire come siamo posizionati da un punto di vista ciclico.
Direi che ci possiamo posizionare in questa maniera. Tutto sommato i cicli sono abbastanza, li vediamo puliti e regolari, sistemati in questo modo, assolutamente sì. Ci siamo, vedete, in questo momento in una fase di chiusura ciclica, in realtà già verso tardo pomeriggio, tarda giornata, dovremmo iniziare un nuovo ciclo a rialzo, quindi potrebbe dare conferma della possibilità del prezzo di risalire. Lo vediamo anche che sta adesso spingendo un attimo per il long. In caso di chiusura anche sopra al ciclo a 5 ore, io potrei andare anche tranquillamente a cercare posizioni rialziste su H1, quindi mi piace l'idea di cercare posizioni long anziché short, diciamo come tendenza primaria. Anzi, andiamo a metterci un allarmino, sperando che non faccia la sparatona per poi non darmi possibilità di rilavorare. DAX sul daily, grande debolezza, infatti accelerazione, era evidente. Quando ho guardato i grafici questa mattina era lì che ballava, adesso sta e decelerando in maniera importante, direi. Allora, andiamo a togliere intanto la fase ciclica, poi la andiamo a sistemare bene. Dal punto di vista dei prezzi, beh, ormai la rottura ce la siamo persa, perché la rottura l'ha data a 11.598,9, che allarme è che suona già euro GBP. Esatto, è partito l'euro sostanzialmente. Vado a cancellarlo. L'allarme, non entro più a Banzai perché voglio vederlo bene prima di entrare. Quindi, euro, per quanto riguarda il DAX, il treno short l'abbiamo perso, il treno long lo potremmo recuperare con la rottura di 11.599,8. Per carità, anche un treno short, io questo livello lo vado a selezionare lo stesso, perché comunque il prezzo potrebbe fare diverse cose, potrebbe tornare su, romperlo nuovamente, potrebbe rimbalzare per poi scendere. Quindi segniamo comunque lo stesso 11.599,8 come livello di riferimento, anche se, ripeto, il treno ha perso, secondo me, ormai per quanto riguarda il DAX. Ciclicamente parlando, vediamo se riusciamo a sistemarci in qualche maniera. Il ciclo macro è questo qui, ciclo di 72 ore, che assolutamente può essere considerato e preso in a ciclo di riferimento. Vedete che quella precisione comunque c'è sicuramente stata, andandolo a è venuto fuori esattamente come prima. In realtà ci sta, perché vedete qui c'è la piccola flessione ciclica prima eventualmente di una ripresa rialzo, però c'è da tenere conto del trend. Il trend del DAX in questo momento è assolutamente ribassista, quindi andrò a prendere e a selezionare soltanto le fasi di ribasso del ciclo per essere a favore naturalmente di trend, perché è importante l'essere a favore di trend anche all'interno di un'analisi ciclica, che non è che ci dice guarda che adesso il prezzo invertirà, soprattutto sull'H1, dovendo tenere conto dei cicli superiori naturalmente. Andiamo a vedere il gold. Il gold, sì, ho letto di Trump, ma tanto vedrai che secondo me comanda lui. Siamo mica qua in Italia dove la magistratura è in grado di ribaltare completamente il volere popolare, anzi, dove la magistratura è al governo, alla faccia del volere popolare. Quindi staremo a vedere se comunque sarà costretto a modificare un po' le sue idee, alcune idee effettivamente un po' fantasiose. Vedremo poi prossimamente. Comunque, sì, questa news. E teoricamente questa news dovrebbe provocare a questo punto un apprezzamento del dollaro, visto che si sta deprezzando con tutto quello che sta dicendo. Magari un qualcosa respinto da parte dei due giudici potrebbe causare un movimento opposto. Io rimango dell'idea che tanto si farà di tutto per abbattere il dollaro, perché il dollaro si sta apprezzando da tantissimo tempo e secondo me non conviene agli americani. Anzi, per niente che io capisca chiaramente da un punto di vista macroeconomico, rimane una mia idea. Allora, per quanto riguarda il gold, assolutamente tendenza al rialzo, non ci sono dubbi. Io andrei a tenere conto del livello per entrate al rialzo, del livello su cui praticamente siamo adesso di resistenza, che è 1225,15. E invece per le posizioni a ribasso, la rottura di 1220,34, ciclicamente parlando si vedono molto bene i cicli, quindi andiamo a posizionarci in questa maniera. Vado a mettere la mia sinusoide, così per
facciamo prima, per quello che sto usando la sinusoide perché è un po' più veloce per l'analisi del mattino, poi la precisione invece ciclica chiaramente la faccio poi per me e per i partecipanti al programma, un po' più nel dettaglio. Andiamo ad alzarlo un po' per vedere se riusciamo a darci un quadro un po' più preciso. C'è una grande, diciamo, discrepanza, se si può dire, ciclica, lo vediamo qua, che c'è stata il 2 di febbraio, dove il prezzo ha continuato la sua fase di accelerazione senza mollare, però probabilmente se lo andiamo ad aggiustare un po', riusciamo a trovare anche una quadra in questo modo. Infatti, se ci mettiamo un po' più precisi con tutti i minimi, questi lo possiamo considerare un minimo, un massimo anche questo, allora prende regolarità e siamo vicini a una fase di, diciamo, short. Da un punto di vista ciclico, ovvio, il trend a rialzo, quindi io potrei aspettare un eventuale retest da parte del gold della resistenza, o comunque non andrei a cercare posizione a rialzo prima delle 12. Andiamo a vedere con un ciclo traslato da 2 ore, ricordiamoci che è un ottavo del ciclo principale a 21 ore, in realtà infatti ci segnerà una possibile, diciamo, storno da parte del gold intorno alle 12. Vero che ha rotto dal basso verso l'alto, quindi ha generato un segnale a rialzo, però deve comunque andare a rompere il livello di resistenza di 1225 prima di fare un allungo. Certo che dovesse rompere adesso, avremmo comunque 3 ore di tempo circa per poter cercare posizioni al rialzo. Andiamo a vedere il crude oil, dopodiché ci salutiamo, do una pulita perché inizia a non capirsi più nulla su il crude oil. Ok, mega, mega pasticciatissimo. Il petrolio, mettiamoci qua, così, trend line per avere un quadro, perfetto. È bello come solo col prezzo si hanno tutte le informazioni che servono senza dover utilizzare nessun strumento a portare via tre quarti di schermo per il grafico. Quindi da un punto di vista dei livelli di prezzo ci potremmo posizionare in questa maniera. Io direi che si potrebbero andare a cercare posizioni al ribasso con la rottura di 53,78 e invece posizioni al rialzo con la rottura di 54,09. Ciclicamente parlando, andiamo a sistemarci. Allora, i cicli indicativamente mi sembrano questi qui. Quindi sinusoide, proviamo a alzarci un po', anche se in realtà il prezzo lo vediamo si sta andando a comprimere in questo triangolo, quindi potrebbe anche uscire fuori poi un'operatività contraria rispetto al trend assolutamente primario. Parlo di H1 che è rialzista naturalmente, andiamo ad aggiungerla, ad allungarla, vediamo di dargli una regolata la potremmo secondo me andare a strutturare in questa maniera. Abbiamo questa fase che si è allungata parecchio. Qui abbiamo avuto in realtà un momento in cui vedete che non c'è più tanto, c'è in realtà un po' di flessione, ma davvero brutta. Qui non c'è assolutamente invece regolarità. Se ci posizioniamo in questa maniera. Un po' nel pallone, allora sì, possiamo anche tenerlo buono così. Ciclicamente parlando, vedete, siamo in una fase di rialzo, quindi dovremmo aspettarci, a mio avviso, la possibilità principale di andare alla ricerca di operazioni a rialzo con appunto la rottura di 54,09. Proviamo a mettere un ciclo traslato. Ciclo traslato sono talmente brevi che praticamente abbiamo, lo vediamo. Metto i bar così si riesce a visualizzare. Siamo praticamente appiccicati al prezzo, davvero, davvero difficile da vedere. Allora andiamo a mettere il ciclo a un quarto del ciclo principale, è stato tagliato verso il basso, però ripeto, mi sembra più di essere ciclicamente parlando in una fase a rialzo, anche se il prezzo in questo momento sta lateralizzando, quindi è difficile avere un vero e proprio quadro diciamo direzionale del prezzo. Bene ragazzi, io ho terminato. Vi chiedo di cliccare sui pollicioni al rialzo. Siete in più di 30 persone, ne vedo 19. Se mi date il like mi fate un grande piacere. Vi do appuntamento domani mattina alle 9. Attenzione a questa settimana, mi raccomando, un sacco di news che possono creare problemi,
o quando il problema di volatilità è difficile da prevedere e controllare nei mercati. Vi auguro una giornata ricca di profitti e a domani mattina. Ciao a tutti quanti e buon trading!